Allora, gli autunnali inizia con un'illuminazione dell'autore, cioè di Luca Ricci, che va in un mercatino a Pisa e trova un libro che parla di Modigliani, degli artisti madrileti, della Parigi degli anni 20, e in questo libro su Modigliani vedo la foto di Jean Buterna. Quella foto che poi viene usata dentro il libro, e quella foto che, esattamente come è successo a me, anche il protagonista degli autunnali trova e si incapriccia di Jeanne, cioè di una donna vissuta un secolo prima che è morta. Questo è l'unico dato secco biografico che c'è nel libro. Poi, ovviamente, questa storia che parte come una storia di ossessione amorosa è, come dire, accompagnata anche da altri personaggi. Uno di questi personaggi è l'amico del protagonista. Entrambi non scrivono più e si vantano di non scrivere più. Però diciamo che queste passeggiate che fanno, il libro parla dell'autunno, vuole restituire l'autunno e il tempo autunnale, per cui è anche un libro su Roma e l'autunno, e d'autunno si passeggia. Loro parlano di tante cose che succedono anche nel libro, per cui servono in realtà non solo per divagare, ma anche per portare avanti la trama del libro. In realtà però è una spalla anche che serve a bilanciare la tragedia in primo piano. E tutto sommato il protagonista degli autunnali ha una moglie ed è non alla fine del rapporto con sua moglie, ma ha un matrimonio felice, e in quanto felice è consumato, si sta consumando, quindi è quasi alla fine, e ha bisogno, un bisogno disperato che lui va ripetendo all'inizio del libro, di un amore nuovo, di un terribile amore nuovo. E questo che lo spinge poi a ricercare un amore impossibile, che è, come dire, antitetico all'amore quotidiano, all'amore vissuto, quindi all'amore vero, concreto, che ha con la moglie Sandra. Il fatto che il protagonista non sia uno scrittore non fallito, perché è stato un po' distorto la posizione del protagonista rispetto alla scrittura. È uno scrittore probabilmente in crisi e alla fine di un processo, di una spinta creativa, questo sì, ma riprende tutte le figure, diciamo, tutte le grandi figure di artisti in crisi che nella loro crisi, raccontando e mettendo in scena la loro crisi, diventano quindi personaggi dinamici, personaggi narrativamente significativi. In questo senso, non lo so, mi viene in mente il personaggio della Noia, che è un pittore, non uno scrittore, e l'incipit, diciamo, la prima scena della Noia di Moravia è il pittore che distrugge la sua tela dicendo che sarà l'ultima. Senza quell'atto di distruzione, senza quella volontà di negazione di ciò che si è e di ciò che si è fatto, fino a quel momento non c'è la noia, cioè non parte, diciamo, la riflessione su di sé. Per cui in realtà narrativamente uno scrittore che non scrive è più dinamico di uno scrittore che scrive. L'importante è che appunto ci sia poi qualcuno che scrive la sua storia. Però dentro il libro la crisi, la negazione di ciò che si è e di ciò che si fa è di solito più dinamica e più significativa. Può essere più utile alla storia. Dunque, la noia è alla base della routine, del ménage coniugale del protagonista con la moglie Sandra. In realtà poi la tragedia in primo piano va più in profondità, sì, è più profonda. Le ragioni sono le ragioni che ci rendono umani, cioè la nostra mortalità e il nostro uscire sconfitti sempre con questa gara impari fra di noi e il tempo. Per cui tutti i personaggi della vicenda fanno cose anche terribili nel tentativo di, come dire, vincere il tempo. Quindi non è un discorso tanto sulla noia, che è più esteriore nel romanzo, è più un elemento esteriore che profondo. Le radici profonde della storia, il dramma in primo piano, è quello di un uomo che vuole,
convertire in un destino una serie di coincidenze. La sequenza che nel libro occupa una parte centrale del libro, in cui il protagonista, non pago del suo adulterio nei confronti della moglie Sandra, va con una prostituta nel quartiere di Monti dove abita Gemma, che è la cugina che secondo lui dovrebbe essere la reincarnazione di Jeanne, è assolutamente funzionale a tre tipi di livelli. Il primo livello è narrativo. Il protagonista si sta scaricando, si sta sfogando su un altro essere che in questo caso è vive in un rapporto assolutamente impersonale, perché ha uno scambio commerciale, cioè con una prostituta, quindi sulla frustrazione del fatto che, siccome Gemma è incinta e per lei l'essere in stato di gravidanza è un ostacolo al sesso tra di loro, lo sta come dire, spingendo, forzando a una castità che lui non vuole, cioè non fanno sesso tra di loro, per cui è come se lui non potesse avere accesso alla sua dimensione mitica. È un discorso letterario, non è un discorso letterale, cioè la letteratura è letteratura, per cui non è la realtà. E questo è importante tenerlo presente quando si vanno poi a analizzare le cose della letteratura, che appartengono alla letteratura. Per cui lui ha negato l'accesso al suo mito, alla sua dimensione mitica, e quindi questo lo frustra. In questo senso, a livello narrativo, funziona la violenza che lui fa sulla prostituta. E poi appunto c'è una dimensione, diciamo, speculativa. Lui con la prostituta sono sessioni sadomasochistiche in cui c'è un soggetto attivo e un soggetto passivo, passivo forzato, non per scelta ma per denaro, però non succede niente di diverso che non siano delle pratiche BSDM, cioè sadomasochistiche, che servono in realtà come analisi. Paradossalmente la parte della violenza è la parte più speculativa del libro, in cui succedono meno cose e in cui lui fa delle pause riflessive per spiegare perché fa ciò che fa, per cui non è, da nessun punto di vista può essere scambiata per una violenza gratuita. Si mette a fuoco il personaggio, quello che sente, quello che prova, quelle che sono le sue disperazioni, quello che è il suo spleen profondo. Però da un terzo punto di vista è ipocrita accusare un romanzo di violenza, perché il mondo è fatto di violenza, la storia è violenta, noi siamo violenti. Quindi la letteratura deve andare dove il dente, dove la lingua batte e il dente duole. E quindi lo scopo della letteratura non è fare un intrattenimento che nasconda la polvere sotto il tappeto. Deve portare fuori la polvere, deve far vedere la polvere e deve far capire che una persona abbiente, che fa delle cose apparentemente nobili come scrivere o non scrivere più e vantarsene, e che quindi è a tutti gli effetti una persona da bene, una brava persona, ha dentro di sé una violenza e un carattere delinquenziale che in certe particolari circostanze può venire fuori. Questo è il compito della letteratura. Il compito della letteratura non è semplicemente edulcorare o intrattenere,